scrivere come una semifinale complicata. Le corsie, il campione in carica Brenton Rickard ad aprirle nella parte alta della vasca, l'argento di Roma, vice campione del mondo Hugues Dubosc in corsia 2, Fabio Scozzoli è in terza, l'argento olimpico Alexander Dalleoen, uno dei migliori al mondo, eccolo qua che indica la Norvegia per il ricordo e per una dedica dopo i fatti tragici di questi giorni, dopo la strage di Oslo. Dedica anche al Mattino, per lui evidentemente la sua nazione nel cuore. Kosuke Kitajima in corsia 5, l'uomo dei quattro ori olimpici 100 e 200, doppietta centrata sia ad Atene che a Pechino. Christian Sprenger in corsia 6, Daniel Giurta, il campione del mondo dei 200 rana, in corsia 7, e poi il britannico Michael Jamieson in corsia 8. Due obiettivi per Fabio in questa gara: l'accesso alla finale su tutto e la rompere la barriera del minuto. Un'ottima partenza quella di Fabio Scozzoli, messo in acqua con grande autorevolezza, ha lavorato parecchio nel corso degli anni per migliorare partenza virata, qua ha tirato fuori un grande avvio. Un grande avvio con il recupero però di Christian Sprenger, che va a chiudere lo strappo nei confronti di Fabio Scozzoli, che aveva trovato uno stacco ottimo dal blocchetto di partenza. Sprenger, Dalleoen, Rickard, 27 spiccioli, 27 e 67 per l'australiano alla virata dalla parte opposta. Scozzoli in corsia 3, la terza dall'alto, è difficile centrare una finale, non impossibile. Fabio deve cercare di spingere ora mentre Sprenger cala e annaspa in corsia 6. Scozzoli invece riesce a mantenere un discreto ritmo, va a chiudere dietro a Dalleoen, a Kitajima, poi c'è l'Italia, c'è Fabio Scozzoli che scende sotto il minuto 59 e 83. Grandissima prestazione di Fabio Scozzoli, che è nuovo record italiano, fa meglio del suo stesso record gommato che era 59 e 85.